a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. Torniamo con i coffee chats, cioè i video in cui vi parlo insieme al mio caffè di argomenti diversi dai libri. Infatti oggi vorrei affrontare come da titolo il tema della solitudine. È un tema che mi è molto caro, essendo io una persona molto introversa, e immagino che valga anche per molti di voi, perché spesso e volentieri i lettori sono persone introverse, cioè che traggono energia dall'interno, mentre gli estroversi sono le persone che traggono energie dall'esterno. Questa è la principale definizione di tipo psicologico, ecco. Ovviamente non siamo qui a parlare di stereotipi, quindi questo che ho appena detto non implica che una persona estroversa non possa leggere o che una persona estroversa che magari mi sta guardando non possa amare i libri perché è esclusa dalla categoria degli introversi sociali, no. È un tema che mi è molto caro e che ho sentito davvero forte, soprattutto nell'ultimo anno, rispetto anche alle idee che la società ha rispetto alla socialità di una persona, che una persona dovrebbe avere. Allora, più alle superiori sentivo questa cosa, perché se tu non uscivi il sabato sera e te ne stavi sempre a casa, venivi bollato come asociale, persona noiosa, triste, deprimente, che non ha amici, eccetera. Quindi se tu non uscivi eri uno sfigato, sostanzialmente. Grazie a Dio, queste sono solo le etichette del cavolo delle superiori. Spero che voi non vi siate trovati in mezzo a queste idiozie, però sono cose che ovviamente crescendo smetti di pensare, sono cose che ovviamente si eliminano da sé con una certa maturità. Tuttavia io sono sempre in corsa in un problema che so riguardare moltissime altre persone, quindi io parlo a nome di tutte queste persone, non come singolo individuo speciale, il problema del riconoscimento da parte degli altri del mio desiderio di stare da sola. Io non amo particolarmente conoscere persone nuove e non me ne faccio una colpa, semplicemente non è una di quelle cose che bramo di fare. Ma adesso non staremo qui a parlare della questione amicizia, come fare amicizia. Ciò che voglio dire è che io comunque adoro tantissimo stare con i miei amici. Non mi reputo affatto una persona sociale, non mi chiudo in casa ogni giorno senza il desiderio di avere contatti con l'esterno, anzi, io adoro passare del tempo con i miei amici, adoro vederli, intrattenermi con loro, di vedere anche diverse persone durante la settimana, perché stare tutto il tempo da sola non mi piace, non è una cosa che apprezzo particolarmente fare. Tuttavia questo non significa che se in una settimana non vedo nessuno dei miei amici io non sia felice, cioè sto bene anche così. Io ho sempre avuto poi il paragone con mia sorella, che è una persona particolarmente estroversa. Se io per esempio già dalle medie uscivo pochissimo, lei ha sempre avuto una vita sociale molto più attiva della mia. Ha semplicemente un modo diverso di vivere la sua vita, le sue amicizie e la sua socialità. E mi raccomando, tutti e due i modi vanno benissimo, cioè potete benissimo anche restare in casa tutta la settimana, potete uscire tutti i giorni, potete uscire un giorno sì, un giorno no, una volta, va benissimo tutto, ognuno vive le amicizie, la vita come più gli pare e piace. Faccio tante precisazioni perché mi rendo conto che è un argomento che magari può andare a toccare alcuni punti, magari alcune persone potrebbero sentirsi incomprese o mal percepite. Come dicevo poc'anzi, a me piace tantissimo passare del tempo con i miei amici, ma nel momento in cui vengo sottoposta ad eccessivi stimoli esterni, o per esempio mi trovo ad uscire tantissimo e ripetutamente con le persone, magari quasi ogni giorno, io inizio a scaricarmi. Le mie batterie si scaricano e necessitano una ricarica. Questo perché, appunto, come dicevo all'inizio video, io traggo le mie energie dall'interno, quindi dalla mia tranquillità mentale, che richiede silenzio, solitudine e azioni che io svolgo da sola a livello personale. Dato che sono comunque una persona aperta, mi è capitato più recentemente di esplicitare ad alta voce questo mio, chiamiamolo, malessere, ovvero dell'aver passato tanto tempo con le persone a cui comunque voglio bene, dire: sono stanca, io vorrei stare da sola. E poi trovarmi di fronte magari a delle persone che mi guardano un po' perplesse, per dire: stai dicendo che ti stai rompendo le scatole, che non vuoi più vederci, che ti annoi, eccetera. E non è esattamente così. Non è così perché io in quel momento gioisco dell'avere accanto le persone con cui sto bene, sono felice, mi diverto, eccetera, però al contempo sento una necessità, un bisogno fondamentale di avere del tempo per me stessa, che sia anche un'ora, cioè un'ora è anche poco, però per poter avere il silenzio, la bellezza della stare in camera da sola, anche a studiare, a leggere, a fare cose che riguardano solo ed esclusivamente me. E voi mi direte: Giorgia, ma è normale che se fai 3000 cose per una settimana intera poi una persona si stanca e voglia stare da sola, così per tutti? Sì, ma alcune persone, come per esempio me e tante altre, arrivano al punto di rottura in cui provano stanchezza mentale, non tanto fisica, molto prima di altre. Capita. Quindi, dato che molte persone si adattano più, diciamo, all'immagine sociale che la società vuole di persone
felici di passare il tempo col prossimo, di uscire, di fare cose, di vivere, allora se una persona introversa come me esplicita un disagio, un momento di in cui vuole stare da sola, anche magari con gli amici, dice in questo momento non ce la faccio, devo stare io per i fatti miei, non lo so, gli altri recepiscono male il messaggio, si sentono tagliati fuori, non sanno come prenderti, oppure ti bollano come asociale. Cioè se io dico, mi è capitato spesso di dire ai miei genitori basta, non ne posso più di uscire, ho bisogno di stare da sola, è capitato di sentirmi dire anche scherzando ah che asociale che sei. Però è un modo comune di pensare che a una certa ha stancato, almeno me stanca, perché io non mi reputo affatto sociale. Ho solo bisogno di più tempo per stare da sola, per ricaricarmi, e riesco a passare meno tempo con queste batterie e con le persone che amo. Ho già quasi finito il caffè, no vabbè. Quindi il punto a cui voglio arrivare è che bisognerebbe trattare con meno preoccupazione il desiderio altrui di stare da solo. Non è che necessariamente se una persona dice devo stare da solo, allora ha dei problemi, è triste, infelice o chissà che altro. Se non vuole passare del tempo con voi, il vostro amico, non per forza vi odia, vi schifa o ha dei problemi. Semplicemente ha bisogno del suo spazio personale, è una cosa normalissima e sana. Le persone come me, per esempio, adorano anche andare a fare cose esterne, a contatto con il mondo esterno, ma per proprio conto. Tipo io adoro andare al centro commerciale da sola o andare a fare commissioni tipo in giro a Milano, sola con i miei pensieri, è una cosa che mi piace tantissimo. Vengo comunque caricata dal mondo esterno perché mi guardo attorno, sono felice di ciò che vedo eccetera, ma al contempo ho il mio spazio. E nel momento in cui ci si trova a frequentare persone magari molto più estroverse, è anche difficile esplicitare, far comprendere il proprio desiderio, la volontà di stare un momento per i propri fatti. Mi rendo conto che frequentando magari un gruppo di persone estroverse è più difficile esplicitare il problema, farlo comprendere, dire ho bisogno dello spazio, del tempo. In un mondo in cui si è costantemente connessi, collegati, esplicitare la volontà di recidere i contatti sembra quasi un atto spaventoso, ma per me è una grande dichiarazione di indipendenza. Come già dicevo forse nel video del mio 2018 in cui riassumo come è andato l'anno, dicevo che non è una cosa che avrei fatto per esempio qualche anno fa, ma adesso posso dire con certezza, io se ne avessi l'opportunità tipo domani prenderei e partirei per andare a fare un viaggio da sola. Da sola, senza nessuno, non avrei bisogno di avere un'altra voce che mi segue, della compagnia di un'altra persona. Certo, per qualche giorno, non per una settimana per esempio, però il fatto di poter stare sola con i miei pensieri, riflettere e ammirare il mondo solo tramite i miei occhi, senza alcuna distrazione, per me sarebbe una cosa preziosissima. Questo nemmeno implica che non mi piacerebbe fare lo stesso viaggio con una persona a me cara o amata, semplicemente che se ci fosse l'opportunità di partire, di fare qualcosa da sola, come singolo individuo, lo farei volentieri, non mi spaventerebbe la solitudine, cosa che invece mi avrebbe terrorizzato anche solo fino a 2-3 anni fa. In più, il mondo in cui ci troviamo, la costante interazione, l'utilizzo dei social, mi ha portato, e questa è una cosa molto personale, poi può riguardare anche altre persone, mi ha portato a ritirarmi più verso l'interno, a cercare me stessa o a voler per esempio fare cose da sola, come modo per sfuggire a questo mondo di costante interazione, di costante mostrare cosa stai facendo, con chi esci, perché se non mostri con chi esci diventi automaticamente invisibile o non hai amici, purtroppo questa è la logica dei social. Quindi io sto cercando la mia autonomia, la mia indipendenza anche da questi fattori di connessione, affermando la mia volontà di esistere come individuo singolo e separato a volte, e vorrei davvero tanto con tutto il cuore che si smettesse di parlare di asocialità con le persone introverse. Più volte in passato, anche da piccola, mi sono sentita dire che asociale che sei, e mi sono trovata a farmi domande, a dire ma forse sono sbagliata io, sto sbagliando qualcosa nel mio modo di approcciarmi al mondo, e no, non c'è niente di sbagliato, solo il mio modo di rapportarmi agli altri, a ciò che mi circonda, alla socialità. Mi sembra insomma che il concetto di solitudine venga un po' demonizzato, come se fosse qualcosa di realmente nocivo alla persona, all'individuo, e purtroppo solo in pochi casi le persone comprendono realmente che magari il tuo rifiuto, il tuo voler dire no guarda non ci sono questa volta, non è un affronto personale, non è un no non voglio uscire con te, è un desiderio più profondo, più personale, che deriva da necessità individuali, proprio del singolo individuo. Ricercare la propria solitudine non è recidere i contatti col mondo esterno, non è essere soli, senza amici, senza persone che ti vogliono bene,
è un voler avere il proprio spazio nel mondo, il proprio spazio magari silenzioso, che però poi si riempirà nuovamente di rumore, di risate, e non c'è nulla di male in questo, è un atteggiamento naturale e rassicurante. Quindi niente, questa era la riflessione di oggi, un video piuttosto breve ma in cui volevo mettere a fuoco questo concetto che mi sta veramente tanto tanto a cuore. Quindi persone estroverse, introverse, qualunque cosa voi siate, parlatemi della vostra esperienza a riguardo. Quindi se siete introversi come me, come vi rapportate al desiderio di solitudine e come cercate di farlo comprendere agli altri? E invece se siete estroversi, se effettivamente cercate di comprendere i bisogni dell'altro o se anche voi ricadete in questo, diciamolo, errore tipico della modernità, della contemporaneità, di stigmatizzare un po' la solitudine o comunque di non riuscire a comprendere del tutto questo atteggiamento. È importante, parliamone insieme, di cui vorrei tanto tanto parlare con voi. Sono felice di aver finalmente girato questo video che procrastinavo ormai da un po' di tempo, ma dato che appunto la programmazione di video è un po' particolare ultimamente, sto cercando di far uscire cose fresche e nuove anche per sentirmi molto coinvolta nei video che giro, e questo volevo girarlo da un sacco di tempo, quindi sono soddisfatta. Detto questo, se il video vi è piaciuto potete mettere un mi piace, potete commentare qua sotto e anche iscrivervi al canale attivando la campanella per restare sempre aggiornati su tutte le ultime novità. Sotto link a Ko-fi per se volete inviarmi un caffè virtuale, link di affiliazione ad Amazon, eccetera. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!